Beh, deve cominciare soprattutto a chiedersi se sono veramente tutti uguali. E in realtà, se si fa questa domanda e comincia a osservare tutte le relazioni che ha avuto, sicuramente comincerà a rendersi conto che in realtà non sono tutti uguali, che magari qualcuno è stato diverso. E a quel punto, comunque. Però magari quando... finiscono tutte la stessa maniera. Sì, e deve cominciare, lì poi magari ci possono essere altre problematiche dietro, del perché poi uno va a cacciarsi sempre in quel tipo di relazioni, no? Però quello che io consiglio è di, quando nel momento in cui si avvia una nuova relazione, è di fare un attimino tabula rasa delle convinzioni negative, cioè lanciarsi in maniera aperta, chiaramente facendo esperienza di quello, ma in maniera positiva, di quello che è accaduto nelle vecchie relazioni, e allo stesso tempo però di affrontarla questa con una visione nuova, perché è chiaro che se hai sempre una visione tunnel, che tanto sono tutti uguali, anche quella sarà uguale, cioè non, il problema delle convinzioni è quello. Nel momento in cui sei più aperto, quindi magari la donna è più aperta nei confronti, diciamo, della nuova relazione, potrebbe mettere, quando comincia ad avere un dubbio che quindi quella convinzione sia vera, comincia a romperla lentamente. Una volta rotta la convinzione, insomma, ti si apre un nuovo mondo. E come possiamo utilizzare il pensiero positivo rispetto a queste convinzioni e a trovare l'anima gemella? Allora, il pensiero positivo è utile per quanto riguarda un discorso di programmazione futura. Allora, il primo passo è cominciare, prima di tutto, a capire le convinzioni limitanti, cominciarle un pochino a eliminarle, perché quelli sono dei muri. Il secondo passo, una volta fatto questo, è quello di passare a quella che è una specie di programmazione interna, quindi chiamiamolo anche pensiero positivo, e nel momento in cui tu hai un'aspettativa, delle aspettative positive diverse, e quindi sviluppi una visione tunnel positiva, in realtà che cosa succede? Cominci a mettere in atto dei comportamenti senza rendertene conto che ti porteranno verso quella persona. In realtà per il discorso dell'anima gemella, siccome adesso sto facendo anche diverse presentazioni, insomma, io noto che spesso la gente si aspetta che gli caschi tra le braccia, oppure uno dice sì, ma tanto se deve arrivare arriva. Ok, però se non fai nulla per aumentare le probabilità e le possibilità di incontrarla, cioè se sei sempre attaccato o attaccata a internet, sperando di incontrarla su internet, oppure se continui sempre a frequentare il solito giro di amicizie, è chiaro che sarà molto molto difficile. Bisogna quindi agire, cominciare a frequentare altre persone, cominciare a frequentare magari dei luoghi dove si coltivano le nostre passioni, perché così aumenti le possibilità di incontrarla. Bisogna agire, cioè bisogna darsi da fare. È chiaro che bisogna farlo anche con un leggero distacco, cioè nel senso mettere in atto tutte queste azioni senza poi con l'ossessione di doverla trovare a tutti i costi, perché altrimenti anche questo atteggiamento così attaccato può essere poi in realtà controproducente. Siamo nel fine settimana di San Valentino, e che cosa possiamo suggerire ed augurare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici? Beh, io voglio dare un consiglio a chi ha già l'anima gemella a questo punto, visto che siamo a San Valentino. Cercate di passare una bellissima serata o una bellissima giornata con la persona che è al vostro fianco, perché spesso le occasioni di scambio positivo sono poche. Il problema è che la quotidianità ci spinge poi a magari spesso passi più il tempo a litigare o a parlare dei tuoi problemi, e questo non va bene, che l'altra persona insomma, non è un materasso e non è, come l'ho definito una volta, una persona, una fossa biologica emotiva. Quindi è importante a volte passare dei bei momenti, quindi fare di tutto per passare una serata speciale guardandosi negli occhi, evitate di fare le solite cose, magari andate un attimo a cena o se siete a casa dedicate, io parlo anche ai maschietti, mi rivolgo ai maschietti, per la vostra compagna, per vostra moglie, insomma, preparatele qualcosa di speciale. Noi spesso pretendiamo che l'altra persona si comporti in un certo modo, quando noi in realtà siamo i primi
a non fare delle cose. È importante perché un rapporto si fa con due persone, non è soltanto l'altra persona che deve fare. Quindi ogni tanto e poi è importante approfittare di ogni occasione, perché tanti dicono: io a San Valentino non ci credo, a quell'altra festa non ci credo, perché è una festa consumistica, non ci credo, però insomma ogni occasione è buona per comportarsi bene, no? Esatto, poi in realtà San Valentino non dico che deve essere tutti i giorni, perché anche poi sennò anche quella diventa una routine, ma almeno 2-3 volte al mese, un paio di volte al mese, cioè dedicare una serata speciale alla persona che abbiamo al nostro fianco, io credo che sia davvero importante. Quello è un modo per, diciamo, ogni tanto riattizzare il focolare, credo che sia veramente importante, insomma. Va bene, Vincenzo, allora con l'augurio che tutti i focolari per questo fine settimana siano riattizzati, ci diamo appuntamento, questo è un pensiero positivo che voglio lasciare a tutti quanti noi, e ci diamo appuntamento all'altra settimana ancora, perché la prossima ci sarà Sanremo, quindi saremo impegnatissimi con ospiti e dirette dal nostro studio di Sanremo, e ci risentiamo quindi venerdì l'altro, sempre alle 11.40, sempre con Penso Positivo. Perfetto, Mino. Buon fine settimana e grazie, buona giornata, Vincenzo. Anche a te, ciao Mino. Ciao.